Bentrovati, bentrovati a questo spazio di Lab TV dedicato interamente a Sanremo. E la nostra finestra su Sanremo si chiama Mario Esposito, il patron del premio Penisola Sorrentina, che è proprio praticamente sei, ecco, ti vediamo a Sanremo, c'è il green carpet alle tue spalle. Ma quanto sei bello! Ciao! Ciao Marisa, ciao amici di Lab TV, sì, hai detto bene, sono sulla centralissima Piazza Colombo, alle mie spalle vedete il green carpet di Corso Matteotti, siamo ormai alla seconda giornata di questo festival che abbiamo iniziato a seguire perché alla vigilia a Casa Sanremo, lì a pochi metri al Pallafiori, abbiamo presentato un nostro prodotto editoriale dedicato alla Campania, Viaggio in Campania, di Giuseppe Leone, il fotografo di Ragusa. Voi l'avete seguito già a settembre, quindi stiamo viaggiando insieme e ora siamo arrivati qui in uno degli appuntamenti più importanti della scena italiana, musicale non solo. Raccontaci qualcosa in più, insomma, con i tuoi occhi, appunto, sei la nostra finestra su Sanremo, da Sorrento a Sanremo è un attimo, dopo il premio Penisola Sorrentina, porti uno spaccato di Campania, come dicevi, attraverso le fotografie del maestro Giuseppe Leone, porti un po' di Campania anche a Sanremo, quindi com'è andata, com'è stata la risposta di questa bella vetrina sanremese? Ma assolutamente, guarda, una grande emozione, soprattutto il ritorno al pubblico. Rispetto agli anni addietro c'è meno affluenza perché ancora questo Covid non ci ha lasciato, ma si risente la magia, si torna ad avvertire il fascino dello spettacolo dal vivo, dell'arrivo degli ospiti, dei cantanti, una finestra importante a cui non potevamo non partecipare, come Campania che ormai è protagonista anche con Procida, capitale italiana della cultura, lungo le sponde di questo Tirreno che ci unisce, no? Di questo mare, come dissi a Savino Zappa durante l'intervista, per cui assolutamente un evento da vivere, una febbre bellissima, generosa e sempre con la Campania nel cuore. Ascolta, stai cercando anche magari di cominciare a buttare uno sguardo su quello che sarà il prossimo premio Penisola Sorrentina 2022, su qualche personaggio, qualche ospite per il prossimo? Ma lo sai edizione? Che io lavoro H24, 365 giorni all'anno, per cui le antenne della cultura e dello spettacolo sono sempre ben tese. Ho incrociato alcuni ospiti prestigiosi su questo carpet. Ho visto e ho salutato Gianni Morandi, Emma, tanti bei nomi, quindi stiamo vivendo davvero delle belle pagine, stiamo costruendo nuovi ponti, nuovi rapporti e speriamo che anche Sanremo sia lì con un pezzo di canzone italiana da noi in Campania. Quindi sono belli questi ponti, questi gemellaggi, con tanti amici, sono qui con Viridiana Miriam Salerno, di Media Stage, di Backstage Press, per cui siamo con loro costruendo un bel ponte davvero, come con voi di Lab TV, quindi sempre più orientati e proiettati in uno scenario nazionale ed internazionale. Casa Sanremo, che anche insieme a Giffoni, giusto? C'è anche uno spazio dedicato a Giffoni? Io a Casa Sanremo ho visto, a dire il vero, tanti altri amici della Campania, non ho avuto occasione di vedere l'amico Claudio Gubitosi perché poi gli appuntamenti in agenda stampa si sono succeduti. Certamente Giffoni è una presenza importante dallo scorso anno legata anche al premio Penisola Sorrentina. Siamo felici che questa collaborazione con Gubitosi stia continuando e perché no portarla anche in giro per la nostra Italia della bellezza e della cultura. È un qualcosa di affascinante, assolutamente non da escludere. La cucina ligure è sicuramente, insomma, una delle cucine d'eccellenza dell'italiana, ma so che anche la cucina irpina è approdata a Sanremo. Mi dai conferma di questa cosa? Ne hai sentito parlare? È vero, assolutamente. C'erano degli chef che hanno offerto i loro prodotti, le loro eccellenze, le loro leccornie.
Io spero di mantenermi, cerco di non mettere troppi chili, perché sono un buon gustaio, tu lo sai benissimo, che amo la bellezza, per cui però ho avuto modo di provare anche un po' i nostri prodotti e sono felice che essi trionfino in una cornice così bella e prestigiosa. Mario, ti ringraziamo per averci portato un po' appunto questo spaccato sanremese qui nei nostri studi, questa piccola finestra su Sanremo in questo momento così magico, perché l'Italia rivive, no? attraverso la musica, attraverso Sanremo, che è una manifestazione leggera ma che ci rappresenta un po' tutti. E tu rappresenti noi lì, insomma, rappresenti la Campania e quindi ci fa piacere. Ma magari ci puoi fare una panoramica, c'è qualcuno adesso, possiamo vedere, non so, che aria tira, chi si sta aspettando qualcuno, vedo molta gente tra l'altro sul green. Sì, assolutamente, siamo qui e ovviamente in attesa anche di arrivo di alcuni ospiti, la seconda serata dà una febbricitante attesa, la prima è andata alla grande, ci sono state un po' delle polemiche, ma quelle fanno parte del festival, sono il sale dello spettacolo, per cui... Viva Sanremo! Evviva Sanremo, evviva Mario Esposito, evviva il premio Penisola Sorrentina, ti aspettiamo e magari se ci sono delle novità tu fatti sentire, noi siamo qui. Grazie Mario! Grazie, un abbraccio a tutti, ciao! Ciao Mario!